Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò la mia collezione di CD, DVD, VHS e MC della mia collezione di Michael Jackson. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con il video. Partiamo con gli MC. Questo qua è il primo. Guardiamolo davanti. Laterale, questo è posteriore. E qui ci sono scritte le canzoni. Adesso guardiamo l'interno. Questo è l'MC. Lato 2 e lato 1. Poi guardiamo l'interno. Copertina, e questa è bellissima. Parte di dietro e questa è laterale. Ora guardiamo l'interno. 1, 2. Sembra molto illustrato. Passiamo al secondo MC. Eccolo qua, Bad. Avanti, dietro, qui ci sono i brani e questo è il laterale. Guardiamo l'interno, allora. Lato 2, poi qui pure ci sono molte foto. E qui tutti i brani. Passiamo al terzo MC. Terzo MC, Thriller. Apriamolo. E guardiamo l'interno. Passiamo al prossimo. Quarto MC, quello più vecchio, Off the Wall. Laterale e posteriore. Come gli altri, guardiamo nell'interno. Uno e due. La differenza tra questi e quelli più recenti è che questi qua, come si vede la copertina, è ridotta l'interno, invece quella più nuovi e più elaborata. Ora passiamo ai CD originali. Il primo è questo qua, X-Key. Davanti, laterale e posteriore. Questo qua purtroppo è un pochino danneggiato qui, quindi quando lo apro si sgancia, a differenza degli altri. Ecco qua. Però è una cosa che vabbè, può capitare. E questo è l'interno del CD. E guardiamo il vicino illustrato che abbiamo fatto con gli altri. Thank you.
partiamo ai CD, quelli lì originali e le copie. E partiamo da questo qua, Invincible. Questo qua è una copia. Vabbè, è chiarissimo, è una copia. Però è ben fatto, perché ho fatto anche la copertina così come l'originale, solo che è bianca e nera. Ma vabbè. Poi passiamo a quest'altra. Questa qui ovviamente è una copia. Blood on the Floor. Infatti la copertina c'è solo davanti. Passiamo al prossimo CD. Questo qua è tra quelli originali ed è Dangerous. Ed è bellissimo, secondo me è la copertina più bella di quella di Michael Jackson. Guardiamo nell'interno. Sempre molto illustrate. E vi mostro anche l'interno CD, che a differenza delle copie ovviamente sono molto elaborati. Prossimo CD originale, questo qua, Off the Wall. Davanti, laterale e posteriore. Questo qui si apre in questo modo. E guardiamo l'interno. Sfogliamolo. Adesso passiamo ai CD, passiamo alle raccolte. Queste sono raccolte ufficiali, ma ovviamente anche queste sono copie. Questa è più recente ed è King of Pop, è divisa in due CD. Chi c'ha anche la versione ufficiale lo sa che comunque sono due CD. Poi Number Ones, questa pure è molto bella come raccolta, anche questa ufficiale, e ovviamente pure questa è una copia. Passiamo a DVD e VHS. Ovviamente questi qua non sono originali, sono copie. Moonwalker. Guardiamo l'interno. Eccolo qua, qua si vede ovviamente che è una copia, perché i soldati sono illustrati. Sono molto elaborati. Poi VHS, ancora più vecchio, Thriller. E anche questa è una copia. Pezzo storico, vecchi VHS, come li facevano una volta, con nastro così. Questo di nuovo,
Infine, il mio piccolo omaggio a questo grande artista che è Michael Jackson, ed è questo disegno che ho fatto un bel po' di anni fa, precisamente nel 92, quindi sono passati 28 anni. Allora, questo disegno l'ho realizzato con pastelli. L'ho fatto perché anche mio fratello Alessandro era un grande appassionato di Michael Jackson e anche lui lo seguiva. Ricordo che lo mettemmo in una cornice col vetro, però cadde, infatti qua si possono vedere dei segni. Però nonostante tutto l'ho conservato perché ci tengo al disegno e ci tengo a Michael Jackson. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre mettete like, commentate e condividete. Sto facendo l'altro con il mio CD di Michael Jackson preferito. Al prossimo video.